Amici di Fisera TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Palasport di Montebello per la decima giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista. Si affrontano questa sera TR Chimica Montebello contro Team Service Car Monza. Un cordiale buonasera da Gabriel Pellizzaro. Due squadre che di fatto arrivano da entrambe una sconfitta, il Montebello per 3-1 contro il Follonica nella scorsa giornata, mentre il Monza per 4-2 nella sconfitta interna contro l'Ubrocker Bassano. La squadra di Jacquiers ha avuto un buon avvio di stagione, nono posto nella classifica generale con 10 punti, 2 le vittorie, 4 i pareggi, 3 le sconfitte, quest'ultima arrivate appunto contro Bassano, Trissino e Forte dei Marmi, il che tutto dire, mentre il Montebello occupa la penultima posizione della classifica, solo 4 i punti conquistati dalla formazione di Mauro Zini, una vittoria ottenuta al Palapensini di Giovinazzo per 5-3 e poi il pareggio interno per 3-3 contro il Grosseto. Quindi il Montebello deve cercare di ritrovare la vittoria, soprattutto dopo il buon periodo di forma del Giovinazzo, che dopo due vittorie consecutive si è portata a quota 9 punti uscendo dalla zona playout, e quindi il Monte deve rincorrere la squadra allenata da De Palma, cercando appunto la prima vittoria interna contro un Monza che la vittoria qui al Palasport di Montebello non l'ha mai trovata nella sua, tutte le gare giocate qui al Palasport, ricordando anche che in contemporanea si giocano altre due gare di Serie A1, il Grosseto che ospita il Trissino e il Bassano che dovrà giocare contro il Viareggio. Andiamo a leggere le due formazioni, partendo da quella allenata da Mauro Zini, che schiera con il 23 Carlo Silva, 11 invece per Simone Bolla, 8 per Alessandro Checchetto, 22 Renzo Della Retta, 27 per Simone Iselle, 4 per Pablo Torres, 58 Ramiro Torres, 7 per il capitano Pippo Schiavo, 77 per Alex Zordan e con il 17 Michael Nardi. Risponde invece la squadra allenata da Martin Jacquiers, che con il 10 schiera Juan Velasquez, con il 6 Francisco Bielsa, 84 per Matteo Zucchetti, 66 per il Pinti Marzonetto, 7 per il capitano Matteo Galimberdi, 8 per Ottavio Ponti, 9 per Giulio Piccoli, 75 per Ale Uva, 4 per Marco Gariboldi e con il numero 9 Luca Borgonove. Io do il benvenuto in commento a Nicola Carlin. Ciao Nicola. Ciao Gabri, eccomi qua, un leggero ritardo. Grazie del benvenuto, siamo ancora qua a Montebello Vicentino a sostenere i colori biancorossi. Vediamo un po' come andrà questa sera. Gabri, ti chiedo subito, tu che sei il mio mentore in qualità tecnica, partita abbordabile per i biancorossi? Deve essere una buona partita per la squadra di Zini, appunto, per ritrovare la vittoria. Abbiamo già i due quintetti, Zini schiera Silva, Pablo Torres, Pippo Schiavo, Checchetto e Della Retta, mentre Jacquiers schiera Velasquez, Bielsa, Galimberti, Piccoli e Matteo Zucchetti. Josef Silecca e Mauro Gian Gregorio i direttori di gara, mentre il Monte al primo possesso pulito della gara porta palla Pablo Torres sull'out di destra, seguito da Giulio Piccoli, primo contropiede guidato da Zucchetti, allarga verso Galimberti, eccolo Piccoli, viene a sé Bielsa, scambiano i due, Galimberti, primo momento di studio tra le due formazioni, il tiro tentato da Bielsa, la risposta attenta da parte del portiere biancorosso Checchetto, che si guadagna quindi la maglia di titolare.
lui che ha segnato nell'ultima giornata contro il Follonica con un bellissimo gancio davanti a Barozzi. Zucchetti a recuperare palla proprio su quest'ultimo, va la conclusione, Silva la tiene lì e viene fischiato l'ingaggio a due. Sono questi gli errori che non deve commettere il Monte, lasciare al tiro Matteo Zucchetti. Infatti vediamo che il portiere in rosa ha subito da fare una reprimenda ai suoi compagni di squadra, troppo facile per Zucchetti arrivare fino da Silva, che poi è rimasto lì con la palla un po' sotto il braccio, per fortuna non era raggiungibile dall'attaccante di Monza finché il direttore di gara ha deciso di fischiare l'ingaggio 2, l'ingaggio 2 che ripartirà dall'area all'estrema sinistra del portiere biancorosso. Si parlano Pippo Schiavo e Pablo Torres quando ora Carlos Silva si riposiziona a difendere i propri pali, si riprenderà da un ingaggio a 2. Torres è piccoli, ad averla meglio è il biancorosso. Deve uscire dal pressing, alza la testa lo spagnolo. Sotto gamba, si accentra, forse poteva andare anche a concludere. Si ricomincia sempre con della retta. Schiavo sul centropista, dialoga con Pablo Torres. Si fa vedere centralmente Chechetto, accorcia verso della retta che tira il dosso ai parastinchi di Zucchetti. Torres, altra finta, poi la passa Zini e deve rimediare come può mandando la pallina fuori dal rettangolo di gioco lo spagnolo, quindi si riprende da una punizione in favore del Monza con Piccolo e Bielsa. Buono recupero da parte di Pablo Torres e allora Schiavo della retta viene incontro. Torres può puntare in un uno contro uno Galimberti, ma il Monza si è già riposizionato nella propria metà campo. Allora si ricomincia sempre da Torres, cerca di farsi vedere nel mezzo Chechetto, ben marcato da Galimberti. Schiavo, la sterzata di Della Retta, cerca di sfruttare il blocco, ancora Torres, serie di finte su Zucchetti, con le sue lunghe leve riesce a dare fastidio, ma ancora bravo Torres che poi vale indietro. Schiavo, va la conclusione, Velasquez respinge col guantone, prima opportunità. Sì, prima opportunità per Montebello. Prima nel tunnel guardavo la squadra di Monza giovanissima, penso che con Montebello sia veramente una squadra giovane, una delle più giovani che si possano apprezzare in Serie A, tutti i ragazzi giovani, sicuramente tutti i ragazzi da prospettiva. Infatti abbiamo il trissinese Gioele Piccoli, cui il fratello milita nel Trissino, uguale Uva in panchina e gli stessi Galimberti e Ponti, tutti i ragazzi di giovani prospettiva. Intanto riparte Monza, poco preciso il passaggio dalla retta, riesce a rispettare 5 secondi il capitano Schiavo. Ora è Chechetto che, come hai detto tu, alla prima partita parte di titolare, segno che questo giovane sta lavorando davvero forte, davvero bene in settimana, e Mauro Zini lo ha definito o battezzato pronto per dargli certezza fin dal primo minuto. Zucchetti trova in avanti Piccoli, viene a stringere campo Bielsa. Piccoli preferisce ritornare da Galimberti. Ancora Piccoli, alza la testa il 9, trova Zucchetti sul secondo palo, ha cercato Galimberti, pallina che non arriva a destinazione. E allora Della Retta può far ripartire il Monte. Torres appoggia sul capitano. Si riparte da dietro, un po' preciso Della Retta che preferisce partire da dietro, cercare velocità, però ha lasciato lì la pallina. Ora ci pensa Torres, accompagnato diciamo sulla sponda da Zucchetti, diciamo accompagnato, bello il tiro dall'istanza, non è stato velocissimo Chechetto, la palla era rimasta lì respinta dal portiere Velasquez di Monza. Ora riparte Bielka, ma l'arbitro fischia i 10 secondi passivi, riparte Chechetto, va via,
della rete, preferisce girarsi, torna indietro, riparte da fuori con Torres, Torres schiavo, Torres di nuovo, della rete, cambia lato di gioco e di nuovo subiscono, questo è fallo, fallo di squadra contro Monte che fa segnare il primo fallo di squadra, la palla rimane a Monza, l'arbitro indica il punto di battuta. Sono trascorsi circa poco meno di 5 minuti del primo tempo, situazione ancora di sostanziale parità, come dicevi poco tu Gabri, le squadre si stanno ancora studiando, nessuna palese o clamorosa occasione di gol. Zucchetti ci prova, tiro rimpallato, finisce poi sulla stecca di Checchetto. Torres allarga poi per della rete allo spazio, Velasquez riesce ad allontanare, diventa buona poi per Zucchetti, prova anche lui il rovescio murato a sua volta da Silva, poi contatto con Checchetto, irregolare è il secondo fallo di squadra fischiato ai danni di Checchetto. Allora Piccoli e Zucchetti sul punto di battuta, non c'è nessuno nel mezzo. Allora Zucchetti si deve mettere in proprio e ripartire da Bielsa. Alza la testa l'ex giocatore dell'Olimpia. Trova la diagonale giusta verso Piccoli. Poi buono l'intercetto da parte di Schiavo che prova ancora una volta dritto sui parastenchi di Zucchetti. Insiste poi Pablo Torres. Sull'angolo si aiuta con la sponda. Poi anche con una mano lo spagnolo. Torna indietro della rete, alza la testa, finta rovescio e scarica da Checchetto. Torres sempre con questo su sottogamba, fa fallo Bielsa al limite dell'area di rigore, punizione battuta indietro ma è da ribattere secondo il direttore di gara. Punto di battuta Schiavo e Torres, che tra l'altro si assomigliano ancora anche tantissimo. Torres, Schiavo, Torres, velocissimo scambio, Checchetto in mezzo, chiede la palla, niente di fatto, preferisce ripartire da fuori, Schiavo chiama a sé, della rete per il blocco, vuole andare giù veloce sull'inistra, lo fa Checchetto, bella trama, ma era piazzatissimo Velasquez, non c'era luce per mettere in porta la palla dalla posizione in cui Alessandro Checchetto ha provato a insaccare. Ora Zucchetti, niente di fatto, infatti Zucchetti si lascia cadere, l'arbitro dice che si può giocare ma la palla è ancora per Monza. Zucchetti dietro porta, si porta in mezzo Piccoli, alza, schiaccia, bel gesto tecnico ma è pronto Silva. Ora riparte Monte velocissimo dall'altra parte, Torres preferisce fare la trottola, torna indietro Checchetto, Schiavo di prima, Schiavo cerca luce in mezzo, si chiude bene Monza, la palla per Checchetto, di nuovo per il capitano Pippo Schiavo, Torres giù sulla destra, Torres in mezzo alle gambe, passa indietro, Schiavo ancora da centrocampo, parte la bomba, colpisce in pieno Checchetto o forse l'ha riuscita a domesticare con la stecca. Ora la palla è per Monza, tutto di prima fino a mandare in porta il numero 6, ovvero Bielsa, bellissima azione tutta di prima, per fortuna per Monte la palla di Bielsa è uscita di poco sopra la traversa. Mentre sono arrivati i bagai di Monza qui al Palasport per fare il tifo ai propri beniamini in campo, 17-25, 0-0 ancora il risultato. Galimberti, c'è il blocco da parte di Zucchetti, la conclusione, il guantone da parte di Silva, poi serie di contrasti tra Torres e Galimberti, tutto regolare. Giulio Piccoli lascia palla a Zucchetti, si inserisce Bielsa, Zucchetti poi cade e cartellino blu a Torres. Non so se abbiamo il replay, a me è parso qui prima la giocata di Piccoli, Zucchetti, poi il tocco, forse sì, si lascia un po' andare Zucchetti, il contrasto c'era, accentuato un po', l'84 del Monza,
Allora Galimberti contro Carlos Silva a 17-0-3 dal termine del primo tempo. Si appresta a battere appunto il capitano del Monza. Lui fino a qui due gol in questo campionato. Può partire Galimberti col piatto. Tiro Matteo Galimberti! Il vantaggio delle Monza dopo 7 minuti, 8 minuti nel primo tempo. Tiro sotto l'incrocio e Monza avanti 1-0. Con il terzo centro stagionale del capitano Brianzolo. Tiro perfetto, imprendibile per Silva. E allora il Monza si porta in avanti. Bella la bomba di Galimberti, finta e tiro. Praticamente un rigore da distanza più di non ravvicinata, più lontano. Galimberti, pregevole la conclusione che porta in vantaggio Monza. Ora Montebello non ci sta, cerca subito di andare veloce ma perde palla Checchetto, riparte Piccoli. C'è stato un cambio con Monza, è entrato il numero 66 Marzonetto Valentino. Ora è Monte anche per Zini, cambio, entra Alex Zordan, si accomoda, scusate, non è che sì, c'è stato il cambio perché il giocatore che ha commesso il fallo è a scontare i suoi due minuti. Alex Zordan ci prova subito, sporcata la sua conclusione. Intanto si sono caricati subito gli ultras di Monza, appena giunti, scaldata la voce, ben accolti dai propri beniamini con il gol del vantaggio. 10 minuti, 9 minuti trascorsi nel primo tempo, Monza in vantaggio, Monza che ci prova ancora con il numero 6 Ponti. Riparte Schiavo, va da Zordan, ancora della retta, non gestisce bene, poi Checchetto. Zordan e Schiavo sulla linea di metà campo, si deve mettere a rombo la squadra di Zini. Poi brutta, bruttissima pallina persa, e allora Galimberti, pallina poi che finisce fuori dalla porta difesa da Silva. Insiste Piccoli, dialoga con Galimberti, blocchi in area di rigore, esce Galimberti, va da Bielsa, dietro porta Piccoli, servito, pensa per un attimo alla Picadigna e poi Zordan a recuperarla per i biancorossi. Rilancio verso della retta, taglia al campo Schiavo, Zordan verso Checchetto, Velasquez, grande qualità da parte di Checchetto, altrettanta quella di Velasquez. Bella davvero la punizione, il colpo ravvicinato di Checchetto, prontissimo Velasquez con un colpo di reni, diciamo, un riflesso, alza la palla sopra la traversa. Checchetto sta dimostrando tutta la sua qualità e sta ripagando la fiducia di Zini. Ora riparte il Renzone della Reta, scarica fuori su Zordan, bomba da fuori, Sibila vicino al palo, poi Checchetto combatte con Piccoli. Primo time out chiamato da mister Jacquerez. Ci va vicino il Monte con questa conclusione da fuori tentata da Zordan, poi da pochi passi Checchetto non è riuscito a metterla dentro. E allora a 14:13 dal termine Jacquiers chiama il primo time out della gara per dare nuove indicazioni ai suoi. Andando a vedere i risultati nelle altre piste, il Trissino è avanti 1-0 sul Grosseto, così come il Bassano sul centro giovani calciatori Viareggio, grazie alla rete di Gerard Riba. Mentre per il Trissino la firma di Alvaro Morais.
Altro cambio per Zini, è entrato Ramiro Torres al posto di Ale Checchetto. Buona fin qui la sua prestazione in gara 2, vinto solo per un attimo da Ramiro Torres. Arriva Marzonetto, punta Zordan, si accentra il Pinti, cerca l'accompagnata verso il pallo più lontano. Poi Uva schiacciato da Schiavo, ancora Uva e arriva Silva a pulire la propria area. Poi lotta argentina tra Ramiro e Marzonetto, il blocco di Zordan, ne esce bene l'ex Breganze. Ancora Torres, non colpisce bene, innalza e schiaccia ora, serie di contrasti, commette fallo il 58 biancorosso. Riprende Zucchetti, già nella metà campo avversaria, c'è il contrasto, lotta molto fisica con Della Retta. Ora Torres in avanti proprio per il 22, c'è Zordan trattenuto vistosamente da Marzonetto. Ed è solo fallo di squadra. Solo fallo di squadra, hai detto bene Gabriel, ci si aspettava qualcosa di più, abbastanza evidente la trattenuta. Zordan, non dico era lanciato in porta, ma aveva molta prospettiva davanti, il passaggio al compagno o la possibilità di andare verso Velasquez. Riparte Monte, Schiavo si incrocia con Della Retta che cerca spazio al centro, dall'altra parte Zordan ancora, Pippo Schiavo il capitano, Della Retta giù a sinistra, perde palle fortunata, momenti Uva gliela fa in barba, ma niente di fatto, recupera Renzo, Alex Zordan, ancora Della Retta, un po' impreciso questa sera il ragazzone argentino col 22. Zordan prova fortuna con un raso terra, ma fuori misura, la palla rimane lì. Ramiro Torres si fa soffiare la palla da Marzonetto, quasi poteva andare in porta. La palla però ancora per Monte, gioco fermo, l'arbitro dice fischio io, fallo di Monza, fallo di squadra, siamo pari, 4 falli pari a testa. Intanto Alex va a sistemarsi qualcosa nel guanto, si incrocia con Pippo Schiavo. Riparte Ramiro Torres, scarica fuori proprio da Zordan, di prima per Pippo Schiavo, incrocio, serie di blocchi, Pippo Schiavo a fine in fondo, Della Retta, come ho detto, stasera un po' impreciso Renzo, non riesce ad agganciare la palla, primo colpo, palla di prima del capitano, respinge Velasquez, Ramiro e Della Retta non riescono a fare il tap-in, riparte Monza. Si ferma il gioco, c'è un nastro, è caduto in pista, ora Zucchetti a metterlo fuori dal rettangolo di gioco e allora si può ripartire con il possesso. Brianzolo, Bielsa, si fa vedere Uva là davanti, qui Torres va all'attacco della sfera, ancora Zucchetti sull'angolo, dialoga con Bielsa, Uva, attenzione alla sua rapidità. L'ho appena detto, ma è bravo Silva a chiudere poi serie di contrasti con Schiavo. Della Retta poi a recuperare palla verso Zordan, alza la testa il 77. Della Retta, scadono i 10 secondi di gioco passivo. Allora recupera il Monza con Bielsa. Uva, viene fuori dalla retroporta, poi di fatto è un assist, ma c'è fallo di Schiavo. Dal limite dell'area di rigore sono già 5 i falli del Monte contro i 4 del Monza. In effetti partita fallosa, mancano ancora con il secondo tempo 36 minuti effettivi. Ho idea che vedremo delle punizioni di prima. Per il decimo fallo sale il ritmo della torcida monzese. Uva mette in mezzo, velocissimo, la palla in mezzo, passa in mezzo a due maglie biancorosse, ma Bielsa non è lesto a capire le intenzioni di Uva, figlio d'arte, suo papà ha giocato anche lui in Serie 1 nelle squadre soprattutto pugliesi. Riparte Monza, portate Montebello, scusate, Zordan col 77, entrato bene in partita, Alex non ha più lasciato il terreno di gioco, ora è Pippo Schiavo, Della Retta anche lui sempre presente,
dall'inizio della partita come il capitano della rete. Mette in mezzo, bello Ramiro Torres, sotto porta, riesce a scagliare la palla sopra la traversa da distanza ravvicinatissima. Riparte lo stesso Ramiro, si ferma, usa la balaustra come appallina da flipper, rimbalza ancora Torres in carta, lascia lì la palla, riparte un 2 contro 2, è Zucchetti, blocco Zucchetti, spara su Silva, attimi concitati, si parte da una parte e dall'altra. Ora c'è un fallo su Zordan che, atterrato dal giocatore monzese, lo va a colpire, ma il fallo credo sia subito da Alex Zordan. Indica così l'arbitro, ci vuole probabilmente l'intervento dai sanitari per il giocatore monzese che adesso sta recuperando, cadendo Alex deve averlo colpito o con un ginocchio o con la stecca. Comunque dovrebbe ripartirsi, si dovrebbe ripartire con, avevo capito per male, 2 cartellini blu sia per Zordan che per il numero 66 Marzonetto, tutti e due si accomodano in panchina, si rimane in 4. Vediamo le scelte degli allenatori. Dall'altra parte rientra il povero Renzo che era andato da 5 secondi a rifiatare, e dall'altra parte rientra il capitano Galimbarti. Come detto, palla per Montebello, il Montebello sul punto di battuta, il neo entrato Simone Bolla ad appoggiare su Renzo Della Reta. Bolla, Della Reta, Torres e Schiavo contro Bielsa, Uva, Zucchetti e Galimberti. 10:40 al termine, 1-0 il risultato grazie al tiro diretto trasformato dopo 8 minuti da Galimberti. Il Monte più volte è andato vicino al pari, prima con Zordan e poi da pochi passi con Ramiro Torres e Checchetto, e ora questo doppio cartellino blu per Zordan e Marzonetto. Vediamo, ora si riprende con un ingaggio a due vinto da Della Reta, lotta argentina con Bielsa, in avanti da Schiavo di prima, bello il tocco verso Bolla che poi deve gestire nuovamente verso il proprio capitano Della Reta. Bolla, vediamo se si accende l'11 biancorosso. Schiavo, tutto il Monte sulle altre quarti del Monza. Ora Torres, fortissimo ma troppo alto il suo tiro, e allora Zucchetti a imbastire una nuova offensiva sotto gamba. Zucchetti va in fondo da Uva, blocco, Uva fa il giro, scarica sul 6 Bielsa. E ancora Zucchetti, riceve dietro porta Uva, attenzione al passaggio in mezzo. Uva sceglie altra soluzione, esce tutto campo, finta di tiro, mantiene la palla. Zucchetti di prima, un'altra bomba, finisce nella rete di contenimento alle spalle di Silva. La palla è raccolta da Bielsa, la perde Bolla, Della Reta, riparte Bolla, di nuovo Della Reta. Montebello deve trovare un po' più di profondità, attenzione a questi inutili leziosismi. Riparte Schiavo, il capitano, nuovo su Ramiro Torres, Ramiro, non c'è luce per il tiro, Schiavo trottola, torna indietro, va in aria, un altro tiro da fuori, abbastanza innocuo, fuori misura. Riparte Bielsa qua sotto di noi, in mezzo segue il numero 7, passa fuori per Uva, Zucchetti, Zucchetti ravvicinato, spara su, riparte sul portiere, riparte Della Reta, Della Reta possibile, Della Reta alza e schiaccia, lo disturba Bielsa, riparte Filippo Schiavo, il capitano, lascia lì la palla, recupera Torres, si gira Schiavo, gol! Il gol da parte di Pippo Schiavo, pareggio del Monte con il proprio capitano, 8:40 dal termine, il pari di Pippo Schiavo, 1-1 al Palasport con il gol numero 6 nel campionato per Schiavo. Lo possiamo rivedere da una sua inventiva, poi Velasquez non riesce a spazzare, bravo Torres a metterla nel mezzo e da pochi passi Pippo Schiavo non sbaglia, è 1-1, tutto da rifare per il Monza. E ora un finale di primo tempo in cui ci si aspetta scintille, mentre Jacquiers chiama il time out, è rientrato in campo Piccoli per il Monza, mentre
il Montebello non ha effettuato cambi. Ci voleva Montebello. In questi ultimi minuti aveva fatto la sua pressione cercando insistentemente il gol, aveva provato con dei tiri da fuori, questa volta velocissimo schiavo, distanza ravvicinata, il suo tiro, niente da fare per Velasquez. Giusto il pareggio di Montebello, che era cresciuto negli ultimi minuti, esplode il palazzetto. Ora la partita continuerà accesa come fino adesso, gli animi sono accesi, sono accese le tifoserie. 8:40 ancora da giocare del primo tempo, un'eternità. 5 falli per Montebello, 4 falli per Monza. Situazione di parità sostanziale sia nel risultato e quasi nei falli. E allora si riparte dall'1-1-1 firmato Pippo Schiavo. Ora attacca sempre Galimberti, attaccato a sua volta la bolla, quest'ultimo commette fallo. Si riprenderà dall'angolo basso dell'area di rigore di difesa da Silva, Galimberti e Marzonetto. Alza la testa il Pinti, poi dialoga con Galimberti, bravo poi Silva e Torres a rilanciare. Bielsa può puntare Bolloa, la conclusione, arriva il raddoppio perfetto da parte di Ramiro Torres, eccolo qua il 58, può accendere la sua velocità, Torres! Ramiro Torres! Golazzo! La ribalta in meno di un minuto il Monte con un super gol da parte di Ramiro Torres, lo possiamo rivedere una serie di finte. Il classe 2002, anche lui, sesto gol in campionato, eccolo qui, alza e schiaccia e poi di piatto ancora Monte, Torres contrasto ed è il rigore, è netto, momento in cui il Monza è calato tantissimo e il Montebello sta cercando di approfittarne. Qui appunto il gol di Ramiro Torres che di piatto sorprende Velasquez e qui invece la spinta netta di Bielsa sul 58 e allora Schiavo contro Velasquez. Sembra che Monti si sia acceso come l'albero di Natale a dicembre, ora il capitano contro Velasquez del Monza. Schiavo contro Velasquez, si attende il fischio. La gran parata da parte di Velasquez, non è finito ancora Schiavo nel retroporta, va da Della Retta, si riparte da Ramiro Torres che di fatto ha acceso il Monte, il giocatore argentino ex Breganze e del Leonardo Murialdo. Bolla, peccato per Monte, stava andando sulle ali della doppia segnatura, però il rigore è davvero una realizzazione difficile. Schiavo ha fatto il suo, è stato più bravo Velasquez in questo caso, ma Schiavo anche lui acceso, Monte sta premendo, capisci che questo è il momento decisivo per far male, sta mettendo Monza un po' alla corda, questo 1-2, due schiaffoni presi in faccia da Monza più il rigore avevano destabilizzato un attimo gli uomini di Jacquierez. Adesso Monza cerca di trovare di nuovo il bandolo della matassa, Montebello cerca di alzare i giri motore, ingranare un altro rapporto e fare male. È proprio Ramiro, come hai detto tu, colui che ha acceso in questo primo tempo gli animi di Monte, gli animi del palazzetto col suo bellissimo gol, con cui porta in vantaggio. Ora perde ingegnamente la palla Monte, niente di fatto però per Monza, riparte Zucchetti, potenziale 2-1, niente di fatto, Zucchetti si butta a terra ma niente di fatto, si riparte con la palla per Renzo Della Retta. Ancora l'argentino, il blocco di bolla va di rovescio, Velasquez di testa l'allunga. Bellissimo il gesto tecnico di Velasquez, come si è disteso in una frazione di secondo sulla bomba ravvicinata di Renzo Della Retta di Monte. Galimberti,
porta palla il Tano, poi allarga il gioco da Piccoli, il blocco di Biesa lo sfrutta Piccoli, Silva a parare, buona chance ancora per il Monza, sempre Giulio Piccoli, Galimberti, occhio sul tiro, cerca lo spazio Galimberti, Silva la tiene lì e rilancia verso della retta. Zordan, più avanzato Pablo Torres che è entrato poco fa al posto di Schiavo, eccolo qui, Bolla in mezzo a tutti, Bolla in mezzo a tre, ha fatto quasi impazzire tutta la difesa del Monza, ancora però la squadra di Jacquiers che non riesce a impostare bene il contrattacco, Zucchetti che viene fuori dalla retroporta. Bolla è parso il buon Alberto Tomba di questi anni, gli è mancato proprio il tocco finale, gli hanno sporcato la palla all'ultimo secondo, bella però, pregevole l'azione, ha fatto alzare in piedi mezzo palazzetto, ora c'è Renzo della Reta, va giù stile locomotiva, ma recupera la palla Zucchetti, può ripartire Monza con Piccoli, Piccoli Zucchetti si porta in mezzo sul 7, bomba da fuori, ancora Silva presentissimo, risponde, qua ci sono io, Zucchetti sulla sinistra, scarica dietro per il 7, il capitano Galimberti, ancora Zucchetti, lotta con l'altro capitano biancorosso, recupera Zordan, dice state calmi, si riparte, Schiavo, e c'è un fallo su Zordan che finisce a terra, si tiene la spalla, non vede niente l'arbitro, giustamente il direttore di gara ferma il gioco perché Alex è al tappeto, si tiene la spalla, vediamo se dal replay si può vedere cosa subisce Zordan. È uno scontro con Zucchetti, di certo non un peso leggero, poi si rialza Alex Zordan, chiama il cambio, anzi no, chiama il time out Zini, poi se ne scambiano due, Zordan e Zucchetti, quest'ultimo ora che è uscito dal campo è rientrato al suo posto Uva. 2-1 il risultato, 4 dal termine del primo tempo, al vantaggio firmato Galimberti, poi in 30 secondi il Monte la ribalta, prima con Pippo Schiavo e poi con Ramiro Torres, andando a vedere negli altri campi il Trissino si è portato avanti 2-0 sul Grosseto, stesso risultato del Bassano sul Viareggio. Si può ripartire con il Monza in possesso, portapalla Bielsa, Piccoli si muove là davanti Uva, eccolo servito, il 75 classe 2006, è stato protagonista dell'Italia Under 19 negli ultimi mondiali di Novara. Checchetto, lascia palla a Schiavo, scusate Torres, Zordan, il rovescio, raso terra, poi Checchetto non trova il tapping vincente, allora Uva riesce a passare su Torres ma non su Schiavo, si aiuta poi con la sponda, Piccoli all'indietro, Galimberti e ora Bielsa, Galimberti ancora, si accentra, carica il piatto di testa, Carlos Silva che si prende anche gli applausi del Palasport, l'ex portiere del Valenza, lui che cresce nel vivaio del Tomare del Benfica per poi appunto trovare i primi minuti da titolare nel Valenza nella stagione 2017-18 per poi tornare nel Tomare, difendere i pali per due stagioni come secondo portiere,
poi passa alla Juventus de Pascese, anche esperienza in Francia, nella La Vendenne, che è il prossimo avversario europeo del Valdagno. Ora Zordan quasi casualmente recupera Checchetto a puntare, poi non riesce ad andare verso la porta difesa da Velasquez. Buona la marcatura di Galimberti. Schiavo, c'è il corridoio per Pablo Torres. Velasquez a dire di no. Contropiede Monza, porta palla a Bielsa, c'è il rimorchio di Galimberti servito e poi gran recupero da parte di Pablo Torres. Comunque Galimberti in possesso, c'è Piccoli che si fa vedere in area di rigore, anche Bielsa, serie di finte, ancora Galimberti, i pattini di Pippo Schiavo e poi Checchetto e a sua volta Schiavo, quasi un 3 contro 3. Schiavo allarga per Torres e si ricomincia da Checchetto. Schiavo, Torres, blocco di Checchetto, lo sfrutta Pablo Torres in Alpicadigna. Ora Zordan fuori di un nulla e poi porta palla a Uva, può puntare Schiavo, ancora Uva sterzata, pattina benissimo questo giocatore e poi torna indietro da Piccoli. Evidentemente le squadre stanno guardando il cronometro, mancano 2 minuti alla fine della prima frazione di gioco. Monza cerca di andare al riposo sul pareggio, Montebello vuole impedirglielo, anzi cercherebbe il 3-1. Occasioni da entrambe le parti, anche se Montebello parla ancora più acceso. Bielsa ci prova in tutte le maniere, ma oggi il carissimo Carlos da Silva di Montebello dice di no. Numerose le parate effettuate dal portierone di cui ci hai appena fatto un escursus storico. Questo giovane ragazzo ha veramente girato l'Europa per giungere qua a Montebello con una comprovata esperienza. Questa sera ha fatto vedere di cosa è capace, sta facendo impazzire i ragazzi di Monza. È stato ancora una volta Francesco Bielsa a dare inventiva all'attacco brianzolo. Classe 2001, partito fortissimo in questo avvio di stagione, 9 le reti segnate fino a qui. Ma dall'altra parte, come hai ben detto tu, c'è un Carlo Silva che sta facendo molto bene in questo primo tempo. Cento secondi da giocare al Palasport per concludere i primi 25 minuti. Uva e Piccoli. Da questa parte c'è Bielsa, eccolo qui, sull'out di sinistra ha cercato Uwe nel mezzo, pallina che passa tutta l'area di rigore senza trovare l'appoggio del compagno della retta, ancora verso Torres, rischia qualcosa della retta, recupera Piccolino, fa altrettanto Schiavo, poi Ramiro. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, Schiavo, Pablo Torres, ancora con una mano lo spagnolo e poi della rete, invenzione verso Ramiro Torres, pallina già battuta ma da ribattere, ma che grande giocata. E qui il giallo verso Ramiro Torres, il richiamo verso il 58 ex Breganze. Ramiro era convinto di aver subito un fallo, non ci stava, rarissimo il cartellino giallo, ogni tanto lo vediamo, praticamente più di un warning, un richiamo ufficiale, più una
più che un'ammonizione verbale, diciamo, per il comportamento scorretto di le lamentele, le proteste effettuate all'arbitro da Ramiro Torres con 58, 40 secondi da giocare. Ora Monza in attacco, prova con Uva, finta, va giù a sinistra, ma gli soffia la palla, arriva fino al rimorchio Ramiro! No! Cosa si è mangiata a monte? Bellissimo tiro a rimorchio, niente di fatto, Vasquez ancora! Velasquez, due miracoli, Monte si mangia l'impossibile all'inizio, poi due miracoli di Velasquez, gli ultimi 30 secondi, benzina sulle fiamme, non ci si può credere, bellissimo il rimorchio di Ramiro che ci prova ancora fino in fondo, 5 secondi da giocare, deve tirare dalla rete, tiro da fuori, c'è... Non cosa ha preso, credo. Che parata fantastica Velasquez, del Caco Velasquez, i suoi compagni devono veramente prenderlo, issarlo al cielo e portarlo nel tunnel, perché ha salvato negli ultimi 30 secondi 3 palle gol nette, le squadre vanno al riposo e qui ha dimostrato l'enorme qualità il Caco Velasquez, che di fatto mantiene il risultato sul 2-1 in favore del Montebello. Il Monza è passato in avanti grazie al tiro diretto di Galimberti, poi Schiavo e Ramiro Torres la ribaltano per il Monte. Ora qualche minuto di pausa e poi sempre in diretta dal Palasport per il secondo tempo tra Terre Chimica Montebello e Team Service Car Monza.
mancano solo gli arbitri in campo. Suonata la sirena da un pezzo. Speriamo che nessuno li abbia chiusi dentro. Allora, stiamo qua ancora con le palpitazioni per quello che abbiamo visto negli ultimi 30 secondi di gioco, dove Montebello prima si è mangiato un gol fatto, una bellissima discesa rimorchio di Ramiro Torres che sbaglia davanti a Velasquez, e poi Velasquez 2-3 miracoli. Non sono riuscito nemmeno a contare le volte in cui, stile l'uomo ragno, il portierone Juan Cacu Velasquez di Monza è riuscito a respingere i tentativi di Montebello. Dall'altra parte anche però Carlo Silva ha fatto davvero dei bellissimi interventi. Forse si può quasi dire che nel primo tempo i due portieri sono stati i migliori in campo. Vediamo anche il decano degli arbitri delle giovanili, anche Fabris, raggiungere il banco cronometristi. Sono in campo anche i due arbitri, fanno la verifica delle reti e tra poco potremmo ripartire con altri 25 minuti di gioco. Un primo tempo veramente interminabile. Sono passati 55 minuti dall'inizio della partita e stiamo per assistere al secondo tempo. 2-1 per Monte, 5 falli per Monte, 4 per Monza. Signori, a voi il secondo tempo. Ramiro Torres della Retta Zordane, Schiavo contro Bielsa, Marzonetto, Galimberti e Zucchetti. Queste sono le scelte dei due allenatori. E ora proprio Galimberti riconquista sfera per i suoi e allarga il gioco da Zucchetti, che più volte ha messo in guardia Silva. Lo fa anche ora Zucchetti e poi Zordan riesce a mandare la palla più lontano possibile. Ancora Zucchetti e ora commette fallo l'84 ex Vercelli. Gabri, mi è sembrato un déjà vu del primo tempo. Anche nel primo tempo Zucchetti aveva avuto la libertà di arrivare tutto solo da Silva. Anche in quell'occasione Silva gli aveva detto di no, però troppa libertà per Zucchetti. Montebelli deve cercare di ripartire da dove aveva lasciato quando aveva dominato gli ultimi 3 minuti di gioco della prima frazione. Ora è proprio il capitano, scarica su Renzo della rete col 22, deviazione al volo bellissima di Ramiro Torres, ma Velasquez risponde presente dall'altra parte. Mazzonetto è ancora qua, il portiere alla meglio, palla che schizza via da un nucleo di stecche. Niente di fatto, si riparte con palla per Monte. Dovrà ripartire Zordan dall'angolo a sinistra di Da Silva. Riparte Monte con prima Renzo della rete, ora Ramiro Torres, va in mezzo a Zordan. Ramiro cerca un compagno libero, niente di fatto, preferisce affidarsi alla bomba. Palla che impatta sui pattini dello stesso Zordan e esce nei pressi della panchina di Monza. Si riprende quindi dalla rimessa in favore dei biancorossi. Zordan tocca da Torres della retta, prende velocità l'ex giocatore del banco Mendoza. Zordan giro a 3, va in avanti di Ramiro Torres, ancora lui l'ex Breganze, 3-1 del Monte dopo un minuto e mezzo del secondo tempo. Ottima la visione di gioco e sotto porta. Ramiro non sbaglia. Montebello 3, Monza 1. Con l'assist, mi pare, di Zordan. Bravissimo Torres a venire fuori da retro porta, a trovare l'angolo giusto. E il Monte va sul 3-1. Ora Zucchetti dal limite prova il piatto sulla gamba di Zordan. Ancora Monza, Galimberti stringe Zucchetti, si allarga sul rovescio, non c'è spazio e allora si ricomincia. Della rete in avanti verso Ramiro Torres. Bielsa, contrasto con il 58, Bielsa la manda avanti. Galimberti si muove nel mezzo, Marzonetto, tocco da Zucchetti, Silva col guantone a mandarla fuori dal rettangolo di gioco. Bielsa,
C'è l'inserimento ancora di Zucchetti, Silva para e gol del Monza. La toccata Zucchetti. Arrabbiatissimo Zini, anche Silva, proteste da parte dei biancorossi. Lo possiamo rivedere da questa visuale. Bielsa, pallina nel mezzo, eh sì, la pallina è dentro e quindi accorcia le distanze il Monza con Matteo Zucchetti. È la doppietta dell'84. E scusate, primo gol di questa serata per Zucchetti. E quindi un secondo tempo scoppettante al Palasport, dopo che il Montebello ha trovato il 3-1. Esattamente un minuto dopo il Monza ritorna a meno 1. Torres, blocco di Zordan, tutto regolare. Schiavo, c'è della retta. Si ritorna ancora da Pappalo Torres, conclusione, respinge il Kaku e poi Galimberti a fare la sua. Si muove Marzonetto per creare spazio al proprio capitano. Zucchetti, scadono però i secondi di gioco passivo e allora, e attenzione al blu, non è blu, forse un giallo a Zini. Proteste per l'allenatore del Monte, sì, cartellino giallo per il tecnico vicentino. Troppe le proteste in occasione del gol del Monza. Si riprende quindi sempre possesso biancorosso della retta. Zordan può puntare, rovescio, respinge Velasquez. Poi pallina che termina sulla stecca di Schiavo. Bielsa rischia molto, Schiavo, c'è fallo, è il sesto del Monte. Ha rischiato molto qui capitan Schiavo. Sembra che Monza abbia ascoltato la sua tifoseria, che le aveva appena urlato sul gol del 3-1 di tirare fuori gli attributi. Hanno risposto subito Monza accorciando le distanze. 3-2, due gol nei primi tre minuti di gioco della seconda frazione. Gol sicuramente conditi anche da altre occasioni. C'è Ramiro Torres, niente, l'arbitro lascia continuare. Niente punizione per Montebello dall'altra parte. Altra bomba del numero 7, il capitano Galimberti. Veramente una partita ormai al fulmicotone, occasione destra sinistra, nessuno ci sta a perdere. Monte vuole guadagnare la prima vittoria davanti al suo pubblico. Ma riparte Zucchetti dall'altra parte, è un 3-2, miracolo di Torres. Cosa ha mangiato questa sera Ramiro Torres? Lo voglio anch'io, acceso come la stella cometa, il 58 biancorosso. Poi Zordan a recupero, 2-2, c'è Ramiro, però Zordan preferisce gestire all'indietro da Schiavo. Si prepara l'ingresso in campo Checchetto per Zini, piccoli per Jacquiers. Della retta, eccolo Checchetto, finta di della retta, poi cerca ma non trova Checchetto. Allora 3-2 in favore del Monza, porta palla Zucchetti e poi l'esterno della retta, della rete. Marzonetto, Zucchetti, inserimento del Pinti, si gioca verso Bielsa, blocco di Zucchetti, pallina nel mezzo, ancora Zucchetti, dialoga con Marzonetto, lì c'è Checchetto e allora può andare da della retta. Stringe troppo tardi il campo l'argentino e allora Checchetto non può nulla sul pressing di Zucchetti, porta palla ancora l'84, ma bravissimo da dietro che Checchetto può puntare, alza un po' troppo la palla, quindi fallo da parte del trissinese classe 2005. Timeout chiamato da Zini, 5 minuti terminati in questo secondo tempo molto bello. Davvero Gabri, cosa abbiamo visto? Palpitazione, fulmicotone, occasione a destra e a sinistra, l'ho appena detto, veramente le due squadre stanno dando il massimo, nessuna ci sta a perdere. Parliamo di squadre
medio fondo classifica, 3 punti sono pesantissimi. Come detto, Monte vuole trovare la prima vittoria davanti al suo pubblico, che quest'anno manca. Si era portata sul 3-1, ma Monza ha risposto subito. Comunque questa seconda frazione di gioco è finita come era, è iniziata come è finita la prima. Davvero occasione entrambe le parti e alta velocità di gioco. Mentre nelle altre piste il Trissino vince 2-1 sul Grosseto, così come il Bassano sul Viareggio. È rientrato Pablo Torres al posto di Ramiro per il Monte, mentre si sente il tifo dei Bagai per il Monza. Marzonetto verso Bielsa, prende spazio l'ex Olimpia, ancora Checchetto e Pablo a recuperare, cerca la diagonale, la trova sulla stecca di Schiavo della Reta. Pablo Torres, ancora l'argentino, trova il fondo, bravo Piccoli ad anticipare, altrettanto Marzonetto al limite, Bielsa, Zerzucchetti non trova la via del gol, l'84, ancora brava a difendere palla, si riparte da Bielsa, può puntare in un uno contro uno, cerca la pallina nel mezzo, spinto in alto Marzonetto in modo irregolare secondo Checchetto, punizione proprio sul limite dell'area di rigore. Checchetto prende in consegna Giulio Piccoli, ora della Reta davanti al viso di Carlo Silva. Zucchetti più arretrato, così come Bielsa, parte Zucchetti, pallina fuori sull'angolo, Piccoli verso Marzonetto, ancora il Pinti, viene murato da Pablo Torres. Ancora bravo l'argentino, classe 2006, lotta greco-romana con Schiavo. Ancora Marzonetto, al raddoppio c'è Checchetto, pallina rubata, contropiede del Monte, porta palla Checchetto a rimorchio verso Pablo Torres. Aspetta una vita per andare al tiro e si riparte da dietro. Pippo Schiavo, Torres, della Reta. Grande chance ancora per i vicentini, ora 5 secondi che scadono nella propria metà campo, ancora grande palla gol per gli uomini di Zini, mentre Jacques Hertz fa un doppio cambio, entrano Uva e Galimberti, fuori Zucchetti e Marzonetto. Eccolo Bielsa. Qui Uva dietro la porta, aveva scambiato con Bielsa, Uvan fa il giro dell'area, scarica fuori per Piccoli, Piccoli da sinistra vuole andare fino in fondo, la sua conclusione è nettamente fuori misura, almeno un metro sopra l'arco difeso da Carlo Silva, quindi si riprenderà con una punizione all'estrema destra di Silva. Ci si porta il numero 7, il capitano Galimberti attende Piccoli, da questa parte Bielsa, dall'altra parte a centrocampo un ultimo difensore di Monza, attendiamo il fischio dell'arbitro, il terzo uomo va a parlare con l'arbitro in campo, evidentemente Fabris ha visto qualcosa che vuole riferire al collega in campo. Si può ripartire, pollice alto tra gli arbitri, riparte Monza, Piccoli lo attende Pablo Torres in mezzo, palla alta e infatti fischia l'arbitro, si riparte con una punizione di Monte, non è palla alta ma è stato atterrato il capitano di Monte e quindi si riparte con una palla per i biancorossi, prende velocità Torres vuole andare fino in fondo, passa dietro porta, c'è mezzo Checchetto, prova l'alza e schiaccia, recupera Torres, butta via la palla, arriva velocissimo Piccoli che si era addormentato, Renzo della Reta non l'ha visto arrivare, Renzo della Reta ancora combatte, usa la sponda, Bielsa riparte però, Checchetto libera Torres, si schianta su
Velasquez, niente di fatto, riparte Monza. Con Bielsa regala palla a Checchetto, c'è Torres. Checchetto forse poteva attendere un attimo, riparte il Monza, Uva, l'assist verso Bielsa nel mezzo, ancora Bielsa, bravissimo la chiusura da parte di Checchetto, che si fa applaudire anche da Zini dopo l'errore precedente, si fa perdonare il classe 2005. Gabri, ci vogliono 6 polmoni, non bastano i nostri 4 per commentare questo secondo tempo. Occasione a destra mantra, continue ripartenze. Ora è ancora Bielsa sotto di noi, cerca il tiro, niente di fatto, non c'è luce, scarica su Uva. Uva si ferma dietro la porta, scatta come un furetto, ma è preso in consegna dal capitano biancorosso Pippo Schiavo, che gli cade addosso, commette fallo, però non è fallo di squadra. Quindi si ripartirà, no, palla a due, no, è fallo per Monza, ci si porta subito Uva dietro Bielsa, attende lo scarico, però Monte è giunto a 8 falli, attenzione, fase delicata della partita, Monza si è fermato a 5. Ancora Galimberti in consegna, su di lui c'è Pablo Torres, Uva da dietro porta, accelera, c'è Piccoli, gli rimane in canna il colpo, poi della retta. Riesce, anzi no, quasi rischia tantissimo e poi Silva pulisce l'area di competenza, 4 contro 3, rilancia Checchetto di prima verso Torres della rete, la conclusione sporcata ancora in area monzese, poi Uva a pulire e far ripartire i suoi. Deve stare attento Renzo, più di un'imprecisione nel primo tempo, qualche palla regalata di troppo. Non può permettersi questa sera Montebello di non avere il miglior della rete. Ci sono in ballo 3 punti, c'è in ballo la prima vittoria in casa, non vogliamo gufare più di tanto, quindi torniamo in campo, bomba da fuori di Bielsa, risponde Silva, palla ancora per Monza con il numero 7 Galimberti, il capitano va dietro porta, torna in mezzo, scarica, dice di no col guantone, ripartenza di Montebello, rallenta Pablo Torres, aspetta Checchetto, riceve palla Checchetto, si porta in mezzo, preferisce su Zordan, ma perdiamo palla, subiremo i 5 secondi. E allora Zordan la mette fuori dal rettangolo di gioco. L'hai detta un po' in pugliese, Gabri, gioco. Si riparte Monza, Piccoli dietro porta, Bielsa, grande movimento centro area, Bielsa preferisce andare fuori, palla alta, Piccoli non riesce il tocco al volo, alla fine riparte velocissimo il capitano Pippo Schiavo, rallenta però ora è libero, non c'è nessuno in mezzo. Deve scegliere di cambiare lato, passa dietro porta, prova in mezzo, c'è Zordan, palla in alto, un'altra battuta al volo, recupera Uva trottola, lo aspetta il capitano biancorosso, palla intercettata da Torres, purtroppo sfortunato, la palla impatta sulla sua stecca e finisce fuori. Buono il pressing biancorosso per dare fastidio nell'impostazione dal basso della squadra di Jacquiers. Mentre è rientrato in pista Zucchetti per il Monza. Eccolo qui, l'ex Vercelli, che va alla conclusione. Ha colpito in pieno Zordan. Rimane qui Uva, trova il gol. Il gol di Uva quando Zordan praticamente era a terra. Il pareggio del Monza con Alessandro Uva. A un quarto d'ora dal termine, 3-3 il risultato. Lo possiamo rivedere, il tiro di Zucchetti dritto sulla schiena di Zordan, che rimane fermo, Uva completamente libero e da due passi riesce a insaccare il gol del 3-3. Anche Zini che protesta, il Monza la ripresa. Da 3-1 per il Monte a 3-3, a un quarto d'ora dal termine. Vediamo come si ritorna in campo. Ora Torres, si inserisce Checchetto, ancora Pablo, cerca Checchetto, Velasquez,
Che qualità questo portiere. E poi Piccoli, contropiede del Monza, ancora Piccoli, chiusura Zucchetti della realtà. Poi in qualche modo Checchetto e poi Schiavo. Momento un po' di confusione. Rimane a terra anche Velasquez. In effetti sul gol di Monza, Zordan, che aveva accusato il colpo, purtroppo è rimasto in piedi l'arbitro, non si poteva avvedere che Zordan era fermo a tenersi la spalla, avrebbe dovuto il buon Alex, se subiva dolore, accasciarsi, almeno l'arbitro avrebbe potuto vederlo meglio. E nessuna colpa al duo arbitrale, perché era impossibile, solo noi da questa parte potevamo vedere che Alex Zordan aveva accusato un colpo ed era fermo. È proprio stato il fatto che Zordan si è fermato e ha abbassato il capo, non ha visto Uva alle sue spalle, che è rimasto libero a 10 centimetri da Silva e ha potuto insaccare. Come hai detto tu, Monza la riprende, 3 pari, 8 falli per Montebello, abbiamo 14 e 45 da giocare, sono sicuro che ne vedremo dalle belle. Riparte Monte con Pablo Torres, va giù sulla sinistra il numero 4 biancorosso, nugolo di Stecchi, sporta, perde palla, può ripartire Zucchetti che è solo contro due, tiene la palla, alza e schiaccia, bellissima l'azione di Zucchetti, solo un prontissimo Silvia gli dice di no. Della Letta più lontano che può, regala di fatto un nuovo possesso Brianzolo con Piccoli. Marzonetto controlla a orientare, è riuscito a passare ancora il Pinti, difende palla, poi Silva, pallina che rimane lì e in qualche modo sempre Schiavo è riuscito ad allontanare, vicino al 4-3 il Monza. Checchetto dialoga con Schiavo e ora della Retta. Ora è Monza che viaggia sulle ali dei due gol rifilati a Montebello nel giro di 5 minuti. Si è invertita un po' l'inerzia della partita per come era finito e ripartito il primo tempo. Ora è Monte che ha bisogno di ritrovare il bandolo della matassa. Zini farebbe bene a chiamare un time out, vediamo se mi sente, per tranquillizzare i suoi, rimettere giù l'assetto. È ancora, è pronto alla balaustra l'uomo che ha ribaltato il primo tempo, ovvero Ramiro Torres. Mister Zini sicuramente lo tiene bello fresco per gli ultimi 13 minuti di gioco. Ora è Checchetto, serie di finte, la palla dietro per Pablo Torres, cerca qualcuno in mezzo, sceglie la sinistra, torna indietro, finisce per essere atterrato, niente di fatto, non fischia l'arbitro, c'è tocco di Velasquez, palla fuori, si ripartirà con una palla per Monte all'angolo dell'area, alla destra, difesa da Velasquez, ancora Checchetto, Checchetto scarica dietro su Torres, non c'è nessuno in mezzo, bella la palla in mezzo alle gambe, ma Checchetto non è pronto, non è in posizione felice, ora riparte Zucchetti, boh, niente, fa la finta, va dietro porta, combattono in mezzo all'area, niente di fatto, Piccoli risceglie, arriva fin da Silva, Silva gli dice di no, può ripartire Monte, ma non c'è profondità, preferisce rallentare della Retta, scarica su Checchetto, ora è il capitano della Retta, Torres riparte con calma Monte. Tiro dalla conclusione, tiro da fuori, respinto da Marzonetto, allora Galimberti, seriamente campo avversario, stazione per un attimo il capitano Brianzolo, poi allarga gioco da Marzonetto, serie di finte ancora, poi bravo Torres della Retta, può andare in avanti da Checchetto, stringono i due, allora Schiavo, poi cerca lo scarico a sua volta, Marzonetto la riconquista, poi Piccoli si aiuta con la sponda, ancora il trissinese in possesso, Galimberti, pronti Biessa e Uva al ritorno in pista, Marzonetto alza la testa, poi chiusura perfetta di Della Retta, i due si sono anche scontrati nell'ultimo campionato argentino, ora Schiavo quasi diventa buona dopo un rimpallo, riconquista Galimberti, allarga dove non c'è nessuno, ancora Galimberti, chiamato il timeout Jacquiers.
Zucchetti, tiro da fuori, Silva lo attende con il guantone. Poi c'è il nono fallo fischiato a Pablo Torres. A 11.36 dal termine si accende il totem rosso del Monte, mentre appunto Jacquiers chiama il timeout. Come detto, si è ribaltata l'inerzia della partita. Monza finito sotto 3-1 con un bellissimo gol di Ramiro Torres. Poi si è fatta subito accorciare le distanze e poi con questo gol viziato purtroppo da la palla che aveva colpito Zordan, che era rimasto inerme sul primo palo lasciando libero Daniele e Alessandro Uva, velocissimo ad avventare sulla palla e buttarla dentro. Monza ritrova il pareggio e ora ha la possibilità di avvicinarsi al decimo fallo, ovvero alla punizione di prima. Monza comunque è a 6, ci sono ancora 11.36 da giocare. Ora è Monza che deve riprendere in mano la partita e invertire l'inerzia. Torniamo in pista, si riparte con palla per Monza. È Bielsa che si apposta sulla pallina, ma arriva Piccoli che appoggerà proprio su Bielsa. 11.36 da giocare. Palla per Uva dietro porta. Il giovane Alessandro ne esce, cerca nella stessa posizione, è andato a porsi Bielsa, serie di finte, decide di uscire dalla destra, scarica però dall'altra parte sul numero 7, il capitano di Monza, Galimberti. Galimberti ne esce da solo e c'è il gol. Il gol di Alessandro Uva, errore in raddoppio del Montebello. Galimberti sguscia e poi trova l'assist, era pochi passi. Alessandro Uva trova la doppietta personale ed è il quinto centro stagionale per il classe 2006. Lo rivediamo da qui, il raddoppio dei fratelli Torres e poi Galimberti, e da pochi passi Uva non sbaglia. Contro rimonta quindi del Monza, 4-3 il risultato dopo che il Monte era passato avanti per 3-1. Ora della realtà, poi c'è il settimo fallo del Monza. Poi il tiro da fuori, diventa buona. Ramiro Torres non è riuscito nella piccadigna, vicino nuovamente al pari. Ora Galimberti, porta palla, finta il piatto. Sempre Bielsa sul retroporta, servito. Bielsa, tanto spazio e cerca un altro gol in piccadigna. Poi lotta sulla sponda Galimberti contro Pablo Torres, ad averla meglio il capitano Brianzolo. E allora poi Zordan a farla sua, riparte il 77 della realtà. Torres, nel mezzo c'è Ramiro, serie di finte, eccolo Ramiro, Velasquez con la guantone a dire di no. Poi Bielsa può ripartire, si inserisce Uva nel mezzo, ancora Bielsa e poi proprio Uva, ancora Uva al limite, Zordan con i parastinchi a non far segnare ancora ad Ale Uva, giocatore cresciuto nella scuola dello Scandiano, poi dallo scorso anno al Monza dove ha già trovato 7 gol nello scorso campionato. Ora arriva anche l'ottavo fallo, Ramiro Torres, Velasquez in qualche modo, ma la velocità dell'alza e schiaccia di Ramiro è da sottolineare. Ora Bielsa schiacciato da Pablo Torres, tutto buono. Piccoli, 9-10 al termine della gara, 3-4 il risultato. Bielsa di testa, Uva si riparte veloce con Ramiro.
Ramiro è l'uomo in più di Monte, quello che ha acceso il primo tempo. Speriamo che riesca a riportare in partita definitivamente Montebello, manca solo un gol. Ora Monza anch'essa ha 8 falli, le squadre dovranno stare entrambe attente. La palla rimane lì, Zucchetti mette in mezzo, spara fuori Perusa. Decide di rallentare, scarica dietro, in agguato proprio Ramiro. Zordan aspetta Uva, ci sono 20 centimetri, Zordan abbatte Uva e fa segnare il decimo fallo. Decimo fallo e giallo anche per Zordan. E quindi altro episodio chiave della gara. Uva, l'abbiamo detto, con la sua velocità può mettere in difficoltà. Infatti Zordan costretto a fare fallo. E allora a 8 e mezzo dal termine si rinnova la sfida tra Galimberti e Carlo Silva. Nel primo tempo ha avuto la meglio il capitano del Monza, andando alla realizzazione del tiro diretto. Pesa la stecca di Galimberti, altrettanto il casco di Carlo Silva. Silva contro Galimberti, vediamo cosa succederà. Galimberti, bomba di Galimberti, lei mette di no Silva, e doppio miracolo di Silva che tiene a galla Montebello. Ora ci sono 5 falli per Montebello e 2 per Monza, della rete della Raffini in fondo, cade in piena area, nulla di fatto, l'arbitro lascia giocare, riparte Zucchetti, cambio, esce il capitano, rientra Piccoli, Zucchetti va fino in fondo, scivola da solo, niente di fatto, si può ripartire, 8 minuti da giocare, Montebello ha la chance di entrare in partita. Non si possono commettere errori. Ora Ramiro Torres, bomba da fuori, si scontra la sua pallina contro i pattini di Checchetto. Attenzione, palla buttata via da Monza, però Checchetto si fa rischiare la palla da Bierska. Attenzione, Uva l'uomo in più di Monza, un folletto, una spina nel fianco nella difesa di Monte. Alessandro Uva, riparte Zucchetti, giù va giù da questa parte sulla destra, dietro porta, si chiude bene Monte, Ramiro va a prenderlo, vuole soffiare la palla, ne esce vittorioso Zucchetti, recupera della rete. Attimi concitate la partita, Checchetto della rete, va giù sulla destra della rete, è in mezzo Torres, c'è un altro pezzo di nastro che si aggancia nei pattini di qualcuno, lo vede l'arbitro, continuiamo a perdere pezzi di nastro, i giocatori stanno letteralmente andando in pezzi. Esce Zordan, rientra Schiavo, 7-16 dal termine, fuori anche Zucchetti, al suo posto il Pinti Marzonetto, mentre il Caco Velasquez va a asciugarsi la visiera. Il portiere, anche lui classe 2006 come Barzonetto e Uva, ex giocatore del Lomas Ribadavia, è stato capitano della nazionale Under 19 argentina negli ultimi mondiali di Novara, con cui ha conquistato il bronzo nella finalina vinta per 7-4 contro l'Italia. Doveva essere sicuramente un campione Velasquez. Prova i numerosi interventi, bellissima la palla della rete, però la palla non arriva a Ramiro Torres, bello appostato, può ripartire Monza, ancora Uva, velocissimo Alessandro, però gli sporca la palla, poca precisione ancora e c'è il gol! Il gol di Alessandro Checchetto, ripartenza fulminante da parte del Montebello e da pochi passi freddissimo il classe 2005, terzo gol in campionato e il Montebello la riprende a 7 dal termine, ancora una volta Ale Checchetto, dopo aver segnato a Barozzi nella scorsa partita, segna anche al Caco Velasquez. E allora 4-4 il risultato, non ci si annoia al Palasport, finale tutto da vivere con il Monza, quota 8 falli di squadra. Recupera Pablo Torres e attenzione, si avvicina minaccioso Josef Silecchia e sarà cartellino blu presuppongo per Uva, che rimane a terra, ora fuori della rete, rientra Zordan, Torres va già sul punto di battuta,
lo possiamo rivedere la falsare Uva, poi nel contrasto l'ha trattenuto da parte di Uva e poi nel contrasto il pattino che probabilmente colpisce la testa della classe 2006, rimane a terra, ma ora possiamo vederlo che si rialza con le proprie gambe. Eccolo qui, blu per Alle Uva. Guardate la sportività di Uva, non protesta pur avendo subito un colpo fortuito, chiede spiegazione all'arbitro, si fa spiegare perché c'è il blu e va a guadagnare la postazione dei giocatori in punizione. Hai appena detto che non ci si annoia, io ho acceso il pacemaker, Gabriele, davvero fulmicotone, una partita che quasi sembrava sfuggire dalle mani di Montebello, rientrata in partita, complice la parata di Carlos Silva. Poi il pareggio dell'uomo in più, no scusate, è stato Checchetto. Adesso l'albero di Natale, Torres Ramiro contro... Ramiro Torres contro il Paco Velasquez. Si avvicina anche il Pinti per caricare il compagno di nazionale. Un duello argentino, quello tra Velasquez e Ramiro Torres per la tripletta. Torres contro Velasquez. Tutto si attende il fischio del palazzetto. Può partire Torres, finta rovescio. Ramiro Torres l'appoggia su Velasquez, bravissimo il porterone classe 2006, quindi non sfrutta il potenziale palagol. Ora commette fallo schiavo sulla ripartenza di Marzonetto, undicesimo contro appunto gli otto della Monza. Due minuti di power play per Montebello. Non è riuscito Ramiro Torres a incantare con una serie infinite di finte il Cacu Velasquez, che ha fatto vedere le sue qualità da nazionale argentino. Ora è Monza che 3 contro 4 vuole cercare di perdere più tempo, finiscono a terra in due, niente di fatto, il rientrante Alex, vanno 3 contro 2, Monte, palla in mezzo della rete, quasi perde palla, arrivano in due, si spingono, mamma mia cosa rischia Montebello. L'arbitro interrompe il gioco, fischia in favore dei biancorossi. L'arbitro dice che aspetta, se si può ripartire. Ancora 4 contro 3. Monte ha l'occasione buona. Si dispongono tutti al centro, giocatore di Monza. Zordan, capitano Schiavo, Schiavo, Zordan. Zordan Schiavo, bomba di Schiavo, dice di no il Cacu, la palla ancora per Monte, si riprova dall'altra parte, Checchetto, Schiavo, Schiavo, Checchetto, Schiavo, Checchetto, la palla sempre finta, bomba da fuori, niente di fatto, c'è un fallo, spinta di Zordan su non mi viene il nome. Riparte Monza. Marzonetto al punto di battuta con Bielsa, più avanzato invece Piccoli per cercare di allungare il Monza in questo momento di inferiorità numerica. Eccolo Piccoli a lottare con Ramiro Torres che gli scippa per sfera, si aiuta con la sponda, si riposiziona a triangolo il Monza contro il quadrato della squadra di Zini. Schiavo, Checchetto, Zordan a fare da pivot all'interno dell'area di rigore. Checchetto Velasquez con i gamballi di spostamento riesce a parare, poi Piccoli, tantissimo spazio, Piccoli dall'altra parte verso Marzonetto, dove Silva, come ha fatto con la schiena il portiere portoghese. Riparte ancora la Monte con Zordan, Schiavo, Zordan, conclusione Velasquez in qualche modo a dire di no, poi ancora Schiavo al limite per Zordan. Sono terminati i due minuti di power play. Ramiro Torres alza e schiaccia sul secondo palo, tutto regolare, Checchetto e allora Schiavo, rovescio colpito dalla spalla di
Zucchetti, poi Zordani in avanti, Ramiro Torres sull'angolo a lottare con Piccoli, deve stare attento a non commettere fallo, poi Zucchetti a dialogare e poi Marzanetto su Schiavo, lo lascia sul posto, ancora Marzanetto, palo, e poi Zordan 3 contro 2, Ramiro Torres sempre contrastato da, diventa buona Checchetto e la lascia lì, ancora la conclusione fortissima ma larga, mamma che bomba di Checchetto, poi il fallo di quest'ultimo su Zucchetti, time out poi chiamato anche da Jacquiers. Per questi 3.50 dal termine, tutti da vivere al Palasport, 4-4 il risultato, la doppietta di Ramiro Torres e i gol di Checchetto e Schiavo per il Monte, mentre per il Monza due gol per Aleuva, poi Zucchetti e Galimberti. Mamma mia, cosa stiamo vedendo, veramente una partita che non finisce mai. Monza è a 8 falli, 3.49, se stanno attenti i ragazzi di Jacquiers possono riuscire ad arrivare in fondo senza concedere un'ulteriore punizione di prima, purtroppo quella concessa per il fallo di Alessandro Uva non è riuscito a realizzarla il biancorosso Ramiro Torres, quindi si torna in campo tra pochi secondi, 4 pari. Tre falli da commettere per Montebello, due per Monza, quindi anche Montebello deve stare molto attento alla situazione falli. Della Letta è rientrato per il Monte al posto di Schiavo. Si riprende quindi della punizione in favore delle Monza. Galimberti. Scusate, Bielsa. Eccolo Galimberti. Cerca di disorientare Checchetto. Si aiuta con Uva. Ancora Galimberti. Cerca l'appoggio di Zucchetti. Eccolo qui. Sull'angolo c'è Della Letta, ancora Zucchetti, lascia palla, Uva nel mezzo verso Galimberti, poi ancora il 7 del Monza, va la conclusione che Sibila la traversa e pallina alta, 3-12 dal termine, Zordan e Della Letta sul... sull'angolo basso della porta difesa da Silva, trovato in verticale Torres, a sua volta Zordan, raso terra di poco largo per sfiorare il gol del vantaggio. Si era mosso benissimo Zordan, punizione, colpo, tiro insomma poco preciso, è finita abbondantemente alla destra del Cacu Velasquez, ora è Monza dall'altra parte, ancora Uva va indietro, riparte con mamma sono in tilt, va Gabri Biessa sul retroporta, c'è Della Letta, anche Uva nel mezzo per un nulla, Checchetto non riusciva a riconquistare palla, ancora Uva va a lottare con Silva, la tocca fuori dall'area di competenza, allora timeout chiamato da Zini, 2.20 dal termine, sempre 4-4 il risultato, mentre a Grosseto il Trissino ha avuto la meglio per 4-2 e il Bassano vince per 6-2 contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio, grazie alla doppietta di Ivo Silva e il gol di Barbieri, Tamborindegui, Galbas e Gerard Riba, mentre per il Trissino i gol di Nalo Garcia, Mendez, Gavioli e Alvarinho, per il Grosseto Saavedra e Gabi Cairo. Richiamate in pista le due squadre, Monza sempre a 8 falli, il Montebello ne ha 13.
Quindi entrambe le formazioni a distanza di due falli per il prossimo tiro diretto. Zucchetti sulla tre quarti, ritorna da Galimberti, non riesce a liberare il tiro e allora taglia il campo da Uva, pallina che rimbalza e allora la mette fuori dal rettangolo di gioco, regalando la rimessa al Montebello. Aveva impattato anche sull'arbitro la palla giocata da Uva. Ora riparte Monte con Renzo Della Retta, Checchetto, dall'altra parte il capitano, incrocio, blocco di Renzo, ancora la palla per Checchetto, un frastuono pazzesco qui al palazzetto, non riesce Ramiro Torres a domesticare la palla, può ripartire Zucchetti dall'altra parte, la palla arriva a Uva. Uva si gira, velocissimo Alessandro dall'altra parte, questa volta lo prende in consegno Pippo Schiavo, che a questione di centimetri è molto più simile, quindi può sicuramente domare meglio le qualità velocistiche del giovane Alessandro Uva, numero 75 di Monza, che va a inzigare un po' Ramiro Torres con una spintarella. Sono attimi di tensione, 1:41 da giocare, ora davvero non si può concedere nulla. 101 secondi rimasti, attacca il Monza con Biessa sul retroporta. Galimberti si allarga sul rovescio, respinge Silva in avanti, Schiavo 1 contro 1, si allarga, rovescio, palla in alta e allora Galimberti cercato, bravissimo qui Della Retta ad anticipare Uva, poi Checchetto e allora Schiavo. Nuovamente il trissinese, anzi i due trissinesi, Checchetto e Schiavo. Della Retta, finta rovescio, tanto spazio, poteva allargare il gioco, aspetta un po' troppo l'argentino. Si entra nell'ultimo minuto, palla per Ramiro Torres che non la aggancia, recupera Uva, dall'altra parte Bielsa, palla fuori, arriva prima Della Retta, no, Zucchetti fa giocare, palla in mezzo e Monza la porta a casa. Il gol di Galimberti, esplodono i bagai, esplodono anche le proteste dei giocatori biancorossi per una steccata da Zucchetti a 47 secondi dal termine. Il Monza si riporta in vantaggio con la doppietta del proprio capitano, tutto libero all'interno dell'area di rigore, non ha problemi a segnare il gol del vantaggio. E allora il Monte, dopo essere andato avanti su 3-1, si ritrova sotto 5-4 al 45 dal termine. Della Retta per Schiavo, scambiano i due. Vediamo se Zini sceglie la carta del quinto esterno. Della Retta, conclusione! Renzo! Della Retta! A 30 secondi! Ma cosa abbiamo visto al Palasport? 5-5! 5-5! Renzo Della Retta! Quarto gol in campionato per l'argentino! Incredibile finale al Palasport! Al Monza sembrava averla vinta con i gol di Galimberti, ma il tiro da fuori di Della Retta la rimette in parità 5-5, ma ovviamente non è finita, ancora 25 secondi, recupera Checchetto, dentro per Della Retta, si inserisce Schiavo, appoggio verso Checchetto, la conclusione è larga, poi finisce fuori, poteva attendere il trissinese, infatti Della Retta gli parla, 11 secondi. Mamma mia, ragazzi, animi accesi da tutte le parti, le tifoserie che si salutano, diciamo, veramente Monza sembrava averla portata a casa, colpo di coda di Montebello, ma non è ancora finita, ultimi 5 secondi, va giù, Zucchetti fino in mezzo, dice di no Silva, 3, 2, 1, arriva la sirena, no! Ingaggio due. A due decimi, ingaggio due, a due decimi dalla fine. Arrabbiatissimo Carlo Silva, manca un nulla e termina qui l'incontro.
Montebello pareggia con il Monza 5-5 in una partita bellissima tra le due squadre. Il Montebello conquista questo pareggio, secondo pareggio interno. Esattamente, non riesce a portare a casa i tre punti davanti al proprio pubblico, però tanti applausi per Montebello, anche per Monza. Gabri, io ti saluto, alla prossima, grazie a tutti. Grazie alle reti, anzi la doppietta di Ramiro Torres, il gol di Schiavo Checchetto e della retta per il Monte, invece le doppiette di Galiamberti e Uva e il gol di Matteo Zucchetti, che comunque non riescono a regalare la prima vittoria qui a Montebello al Monza. Fatto sta che ora la squadra di Zini si porta a quota 5 punti, così come il Novara, mentre il Monza ora ha 11 punti dopo la sconfitta del Viareggio. Scavala proprio la squadra toscana in termini di classifica. I prossimi incontri per le due squadre: il Montebello sarà proprio ospite del Viareggio, mentre la squadra allenata da Jacquiers ospiterà l'Innocenti Costruzioni Follonica. Termina qui quindi l'incontro tra Tiare Chimica Montebello e Team Silver Scar Monza, 5-5 il risultato finale. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.